Salve a tutti lettori di Spazio Games, oggi siamo qui con una nuova puntata dedicata a Call of Duty Black Ops 4, dedicata al multiplayer. Faremo un po' dei vari passaggi che ci porteranno alla recensione che uscirà indicativamente martedì e con cui scopriremo pian piano questi tre pilastri del gioco, che sono il multiplayer, Blackout o la Battle Royale e infine zombie. Partiamo col multiplayer, in questo caso vediamo subito gli specialisti. Specialisti che in realtà sono delle variazioni del concetto di classe. Hanno delle abilità particolari, un'abilità che si ricarica più velocemente e infine l'abilità speciale più potente, ma che si potrà utilizzare all'incirca una volta per partita. Queste specializzazioni quindi vanno a caratterizzare notevolmente il gameplay di gioco, che cambia radicalmente e diciamo che raggiunge dei livelli di teamworking prima abbastanza inesplorati per la serie. Troveremo comunque tutta la parte di layout ed equipaggiamento classica, per cui ragazzi, da quel punto di vista, armi, equipaggiamento, wildcards eccetera, sarà esattamente come prima, così come anche la serie di punti che ci porteranno ad ottenere quei vantaggi tipo UAV, Hellstorm eccetera. Insomma, rimane tutto come era prima, ma cambia sostanzialmente la parte in classi, che dà una nuova profondità al titolo, visto che dal punto di vista delle mappe non avremo più il wall running, non avremo più quindi quei virtuosismi aerei che c'erano prima, ma si tornerà boots on the ground. Una cosa che sta piacendo tantissimo, a me personalmente è piaciuta molto, perché ha fatto cambiare un po' idea e concentrazione da parte degli sviluppatori su ciò che doveva essere lo shooter, lo shooting di COD. Si è passati quindi da uno shooting che si stava alleggerendo sempre di più, qualcosa di più pesante e concreto, ma sempre frenetico. Tanto che sono dovute cambiare tantissime cose, il map design è diventato più old school, quindi con queste variazioni di altezza che però sono, diciamo, da raggiungere tramite vari cunicoli che ci sono per la mappa. Quindi sono queste variazioni che però non si raggiungono con doppi salti o altro, ma vanno ad approfondire comunque su più livelli la stratificazione della mappa. A ciò va anche ad aggiungersi la vita manuale, la ricarica della vita manuale, non è più automatica. Questa cosa è è qualcosa che desideravamo tantissimo vedere, l'abbiamo trovata, l'abbiamo provata già in precedenza e ci piaceva. Adesso davvero che è stata implementata nel gioco finito, piace tantissimo, perché dà la possibilità al giocatore, se decidere di proseguire, diciamo, con un po' meno vita ma con il rischio di morire subito, oppure invece se ricaricarla e andare avanti. Il fatto che però ci sia possibilità di ricaricarla abbastanza frequentemente rende comunque gli scontri sempre accesi indipendentemente da quello che si farà, e siamo subito pronti, tra virgolette, per andare a quello successivo. Questo in realtà rende delle partite molto più movimentate e accattivanti in qualunque delle 14 mappe presenti, così come in ciascuna delle 8 modalità di gioco a disposizione. Qualcuna è più competitiva, qualcuna è più classica, abbiamo il deathmatch, di più competitivo possiamo avere il cerca e distruggi, possiamo avere il furto, possiamo invece avere di più classico, le classiche come dicevamo prima, team deathmatch, oppure tutti contro tutti, o ancora quella che stiamo guardando in questo momento, uccisione confermata. Quindi insomma davvero tanta varietà a livello di multiplayer, che va anche a stratificarsi attraverso le abilità degli specialisti e che poi dopo va a approfondirsi nelle varie caratteristiche del loadout che rimangono, e in più in questo shooting che a livello di pesantezza si è un pochino solidificato, cioè è diventato più concreto in poche parole. A livello di dinamiche con la vita manuale ha una profondità aggiuntiva e quindi va anche ad interessare maggiormente il coinvolgimento del giocatore all'interno della partita. E poi dopo, secondo me, dal punto di vista del time to kill, abbiamo un time to kill che si allunga leggermente, non tanto per la frenesia degli scontri, che rimane serratissima, rimane alla Call of Duty, in quanto per il fatto che nel caso in cui, siccome anche c'è più vite, quindi è più difficile morire, nel momento in cui si riesce a scappare da uno scontro o averla vinta, c'è la possibilità subito di partecipare a un altro scontro, sempre con la vita piena, e non come praticamente dei cadaveri ambulanti che aspettano quel colpo di striscio che ci butta giù.
Quindi dal punto di vista delle dinamiche in realtà c'è sempre una seconda chance e c'è sempre la possibilità di continuare lo scontro al massimo delle proprie forze. Perché poi in realtà il cooldown della vita non è istantaneo, per cui comunque si avranno quei 5 secondi di ricarica che... in cui praticamente potremmo essere colpiti e in cui potremmo peggiorare e morire definitivamente. Però comunque diciamo che questo meccanismo inedito per la serie è davvero interessante. Qui adesso stiamo guardando invece come funziona il loadout, che come potete vedere è classicissimo. Man mano che si sale di livello si sbloccano le varie parti. Si sale di livello, si sbloccano i vari armi e le varie attrezzature, i vari wildcards, eccetera. Invece salendo di livello con l'arma si otterranno i vari potenziamenti dell'arma. Quindi quanto di più classico per Call of Duty. E niente, abbiamo 9 personalizzazioni, 9 classi da personalizzare. E basta, si partirà con quelle classiche. In realtà però, come al solito, sono abbastanza indicative di quello che può essere una caratterizzazione del personaggio. Ma poi a livello pratico non servono più di tanto una volta che si avrà a che fare con le partite. Si sbloccano dal livello 5, come nella più classica nel più classico di Call of Duty. E niente, adesso stiamo guardando le varie mappe. Sono 14, come dicevamo, sono molto variegate, caratterizzate sia a livello estetico sia a livello proprio tecnico. Ci sono piaciute molto, per cui abbiamo apprezzato comunque questo sforzo da parte di Treyarch per caratterizzare così il suo gioco. Per il multiplayer indicativamente è tutto, lo approfondiremo in un articolo dedicato, faremo lo stesso anche per zombie, faremo lo stesso infine anche per la modalità blackout in Battle Royale. Da Matteo, da Spazio Games, per oggi è tutto, ci vediamo prossimamente in attesa poi dopo di trovare la recensione di Call of Duty. Ciao ragazzi!